Oggi per noi dell'Istituto Comprensivo Crispi è stato un giorno importante perché abbiamo inaugurato la panchina della gentilezza, panchina che il motivo del colore della panchina della gentilezza è il colore viola, perché è l'unione del rosso e il blu che viene fuori il viola, quindi il rosso è il colore della concretezza e il blu della profondità, per dare concretezza alle nostre azioni. E insieme a tutti gli ordini della scuola abbiamo riflettuto su cosa significa essere gentili, essere rispettosi all'interno della scuola. Ecco, la nostra preside ci ha sostenuto in questo progetto e siamo riusciti a verniciare, ecco, la panchina che porta una frase importante: sii gentile sempre perché ognuno combatte la propria battaglia, cioè significa che ognuno di noi ha un proprio combattimento e proprio per questo deve essere rispettato e noi dobbiamo essere rispettosi gli uni con gli altri. Una bellissima iniziativa che ha coinvolto tutti e tre gli ordini di scuola, dai piccoli alla scuola elementare fino alla scuola media, e pensiamo, speriamo di poter continuare, perché ci sono altre panchine da poter dedicare anche ad altre situazioni importanti, oltre alla gentilezza, come il bullismo, la violenza contro le donne. Essere presente alla inaugurazione della panchina viola dedicata a un principio veramente importante in un sistema di convivenza sociale, cioè quello della gentilezza. Gentilezza è una parola che vuol dire tante cose, è un modo di comportarsi che certamente contribuisce all'evoluzione di qualunque comunità. Essere gentili significa avere rispetto degli altri, significa avere considerazione degli altri, dei suoi diritti. Essere gentili significa ricondurre sempre a regole i momenti di confronto, di discussione che ci possono essere. Essere gentili significa evitare il linguaggio aggressivo, significa in un termine, una sola parola, essere persone migliori. Le parole sono ponti. Noi ragazzi della prima E abbiamo riflettuto sull'importanza della comunicazione non ostile. Infatti è quasi sempre lo stile o le parole che scegliamo a determinare che tipo di relazione stabiliamo con gli altri. Le parole possono essere pugni, possono offendere e far male, oppure possono essere fiori, gentili carezze che diventano ponti utili a creare legami, a farci capire la complessità delle cose in modo sereno e senza paura. Il 13 novembre, giornata mondiale della gentilezza, abbiamo fatto in classe questa attività semplice, ma che ci ha fatto riflettere molto. Ciascuno di noi ha scritto una parola o frase ostile, pugno, e una parola o frase gentile, fiore. Poi abbiamo condiviso i nostri pensieri e abbiamo capito quanto è importante comunicare con gentilezza e rispetto. Una persona schietta come te, che non fa prediche e non ti giudica, tra lui e te diviso in due la stessa anima, però lui sa, l'amico sa, il gusto amaro della verità, ma sa nasconderla e per difenderti un vero amico anche bugiardo. You say.